Omicidi al volante, benvenuti ad una nuova puntata e oggi abbiamo due ospiti. Bellissimo cagnolino di nome Gemma. Vai Gemma, sali. Adesso capirete il perché, bellissima. Saluta. Si sta mettendo dietro. Diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, il secondo possiamo dire, Antonio Giampietro. Buongiorno. Eccoci qua. Pintura, prima regola. Sempre. Io ho più impedimenti di te a mettere la cintura di sicurezza. Può capitare a volte, sai. Antonio è un ragazzo che si è fatto strada, non senza difficoltà, in un settore molto difficile, che è quello della cultura. Non soltanto perché oggi si studia poco, invece tu studi e hai studiato tantissimo, ma anche perché è un ragazzo non vedente. Sì. E Gemma è la sua bellissima cagnolina. Che razza è? È un labrador nero, è lì arrivata da pochi giorni con me e viene a prendere il posto di Dolly, che resta comunque il mio cane, però è andata in pensione sostanzialmente, il mio vecchio cane guida. Il mio cane ormai ha 13 anni, l'altro Dolly, e quindi è giusto che sia andato, abbia la meritata pensione, ciò che non so se avremo noi, caro Alvise. È praticamente una tua amica più che un cane guida. È una vera e propria compagna di vita, e direi anche molto fedele, molto molto fedele, forse più delle compagne di vita che si possono, come dire, trovare tra gli umani. Beh, non è, senza esagerare. No, ci mancherebbe. Antonio, in che momento della tua vita tu hai capito di essere speciale, di avere una marcia in più che avresti dovuto tirar fuori con più rabbia, con più voglia, con più determinazione? Mi ricordo, avrei avuto 5-6 anni, mio padre insisteva affinché stessi con gli altri ragazzini. Avevo all'epoca, riuscivo a percepire qualcosa in più, ora percepisco solo una flebile luce. All'epoca riuscivo forse a vedere un po' più che la luce, anche qualche ombra di più. E mio padre fortissimamente voleva che io stessi con gli altri ragazzi. Quella volta mio padre, per esempio, mi portò a giocare una partita di pallone e mi misero in porta i miei amici, e lì mi resi conto che era un po' difficile stare in porta. Però fece una caduta. Che amici simpatici, eh? Sì, no, però mi esaltai perché riuscivo quasi a prendere tutto finché non c'era al posto del palo c'era un sasso, e quindi inciampai nel sasso e finì di faccia per terra. Adesso è tutto, non posso fare. La cosa più facile e la cosa più difficile da fare quando chi come te ha purtroppo dei problemi di cecità. Veramente sapere parlare forse per me è più facile, perché parliamo tantissimo noi non vedenti e parliamo molto ad alta voce. È difficile sempre ascoltare, questa è una cosa che purtroppo vale per tutti, ascoltare è sempre più difficile. La cosa più difficile è spiegare agli altri, far capire perfettamente e precisamente agli altri. Non c'è troppa differenza tra noi e loro, c'è semplicemente qualcosa in meno negli occhi. Qualcosa in più nel cuore c'è sicuramente. Sapere accettare la propria condizione mi ha aiutato sicuramente a maturare. Tutti noi dovremmo imparare ad accettare la nostra condizione, sia questa di non vedente, sia questa, che ne so, di calvo. Se abbiamo qualche difetto che pensiamo sia un difetto corporeo, ecco, prima di tutto accettarsi. Una volta che ci si è accettati è tutto più facile. Le vere mancanze sono le distorsioni mentali, le paure di non essere, appunto, come tu dici, accettati. Ma superando quello stadio, forse impareremo anche ad amarci un po' di più. Sì, che forse sarebbe la cosa che ci aiuterebbe un po' a vivere meglio sia con noi stessi che con gli altri. Io ho una curiosità morbosa che mi deve aiutare. Prego. A risolvere. Io voglio vedere come riesci a mandare un messaggio. Prego, ora. Oh, questo è il mio iPhone, ha un programma di default sull'iPhone, c'è un programma che si chiama VoiceOver, quindi grazie all'Apple che ci pensa anche noi non vedenti. Questo programma mi permette di leggere tutto ciò che c'è scritto sullo schermo. Vado su telefono. Vabbè, tutti quanti i miei amici. Guardate quante donne lo cercano. Eccoci qua, Alvise. Messaggio. Oh, abbiamo aperto i messaggi. Ora, per facilitarmi la vita, abbiamo Siri. Ciao Alvise. Sto facendo una bellissima intervista in auto. Ti mando un abbraccio.
Vedete la tecnologia come a volte è in soccorso anche di alcune situazioni che altrimenti sarebbe difficile gestire. Spesso e volentieri anche nell'ambiente culturale si pone la tecnologia come uno dei limiti allo sviluppo e alla crescita dell'intelletto, della riflessione. Invece in questo caso, più che essere un demone, è un grandissimo aiuto. Tu riesci a fare una cosa più rapidamente di me addirittura. La tecnologia ci ha aiutato tantissimo. Devo dire, è vero che a volte si può pensare che è una distorsione, però per noi non vedenti è stata la svolta che ci permette di superare quelle barriere, diciamo, fisiche. Leggere lo schermo di un iPhone, leggere lo schermo di un computer, scrivere a computer, inviare una mail e tutto ciò che è connesso al mondo tecnologico. E non solo, perché col mio iPhone posso anche aprire un navigatore satellitare che mi dice esattamente dove sono in questo momento. Nella tua carriera scolastica c'è stato un momento più difficile di altri? Sì, devo dire la verità, soprattutto alla scuola media, quando io avevo imparato a scrivere già dalle elementari con una macchina da scrivere, un Olivetti bellissima. Magari del babbo. Di mio zio, in realtà. Mi aveva regalata mio zio una Olivetti stupenda, conservo ancora gelosamente a casa. A scuola media mi costringevano a scrivere i compiti in classe non con la dattilo Braille, cioè la macchina da scrivere direttamente in Braille, ma con questa Olivetti normale. Il problema è che mi facevano scrivere con questa Olivetti e io non potevo correggere ciò che scrivo, quindi dovevo scrivere all'impronta. E si lamentavano anche che la fine dei miei temi era, cioè dicevano, i tuoi temi sono inconcludenti. Io dicevo, grazie, non posso rileggerlo. Vabbè, e ci vedo a scrivere un tema tutto di fila. Voglio vedere te, scusami, volevo dire al professore a scriversi un tema tutto di fila. Ma è una cosa, se posso permettermi, scandalosa. Cioè, se questo... Scusa, a me viene da ridere, ma per non piangere. Questo è stato uno svantaggio all'epoca, è stato un vantaggio dopo, perché ora sono uno scrittore, quindi... E quindi... Anche di questo ho fatto... La tua ultima fatica, come si intitola? Nelle curve del silenzio. È il mio libro, mio ultimo libro di poesie. Ho avuto il secondo premio nazionale per la poesia dedicato ai disabili visivi, e quindi per la mia poesia Risveglio, quindi... Felicissimo. C'è una parola che, detta magari con un determinato tipo di tono, arreca un po' di disturbo alla tua sensibilità? Devo dire, ho conservato da quando sono piccolo un certo disprezzo nei confronti della parola, non cieco, ma ciecato. Cioè, perché... Mi insultavano così, cioè, poi non era un insulto, poi ho capito che non era un insulto, ma semplicemente la mia condizione, quindi me ne sono fatto anche vanto. Quindi inizialmente avevo questo disprezzo nei confronti di questa parola, ora addirittura potrei dire che quasi quasi l'assumerei come parola che mi definisce. Ciecato, va bene, sarò un barese ciecato, però questo mi differenzia da tutti gli altri e mi rende unico, forse. Ti ha in qualche modo anche limitato nei rapporti interpersonali, oppure sei comunque riuscito ad avere una gestione normale, fatta di alti, di bassi, di delusioni, di successi, anche in campo amoroso o amicale? Devo dire che ho avuto degli alti e dei bassi un po' come tutti, del resto tutti noi, sia in... Ho avuto difficoltà soprattutto durante il periodo delle scuole superiori, perché fuori dagli amici della scuola non avevo molti amici. Poi all'università si è trasformato il mio mondo, perché sono diventato forse la persona anche troppo socievole. Il famoso Zoon Politikon, uomo animale politico, no? Sì, diciamo di sì. In campo amoroso, diciamo che inizialmente anche lì ho avuto qualche difficoltà, poi diciamo questa mia cecità mi ha aiutato anche... Eh sì, perché parliamoci chiaro, tu puoi toccare tranquillamente e nessuno ti dice niente! Scusa, ma è una cosa che ho sempre pensato. Sì, può capitare, nessuno può capitare. Ti ricordi il famoso film di Ezio Greggio e Renato Pozzetto, dove c'era Ezio Greggio, sì, che era... non vedente, sì, toccava la suora e diceva, sì, mi perdoni suora, mi perdoni, e intanto toccava. Ti è mai capitato, detto tra di noi, no? Sì. Di adocchiare una ragazza, di rimorchiarla e di sbagliarti clamorosamente sulla sua bellezza? Ahimè, è una cosa che può capitare, e devo dire, mi è capitato rare volte, perché solitamente ci azzecco, perché basta una stretta di mano e già capisco il profumo e già capisco... Qual è l'elemento più stimolante per te? Guarda, in una donna, la voce,
il profumo, anche l'abbigliamento magari. Senti un tipo particolare di tessuto del maglione. Senti, ci hai preso quasi in pieno perché anzitutto la voce, il profumo e poi però mi piace quando stringo la mano di una ragazza. Solitamente mi piace tantissimo quando il tessuto del maglioncino così arriva pian piano sul polso. A tutte le nostre ascoltatrici, quando stringete la mano di Antonio Giampietro, mi raccomando al maglioncino che deve sfiorare Radio Eunna, Sì, va bene? assolutamente così. Comunque, tornando alla domanda di prima, guarda, mi ha sempre spaventato un'idea. Un giorno, ora mi sposo, Ma chi te lo fa vado a fare? dormire. No, Antonio, ma chi te lo fa no, però fare? ascolta, no, non è un'idea, è semplicemente un pensiero. Mi sposo, vado a dormire una sera, mi sveglio il giorno dopo vedente, mi volto verso mia moglie e dico: mamma mia, mi sono sposato io. Quindi per questo forse preferirei restare non vedente, così almeno non me ne rendo conto. Si dice che la cosa che sappiano fare meglio i non vedenti sia proprio l'amore perché si fa luce spenta, sei d'accordo? Non posso che essere d'accordo. Adesso tu non mi hai mai visto in volto. No. Vorrei che tu provassi ad immaginare come sono semplicemente stringendomi la mano. Facciamo un esperimento a spettatori presenti. Va Va bene, bene, sei un esperimento al pronto? buio, vai. Ecco. Allora, direi 1,85, 70 kg circa, 65-70, capelli castani e gli occhi non me li... non lo so, sono indeciso sui tuoi occhi, forse cervone, boh, tra il chiaro e lo scuro, non lo so, non me li vedo troppo scuri, però potrei sbagliarmi. Occhiali, può bastare così. Allora, Antonio, Vai. 1,75, Orca, sì. 66 kg, occhi castano scuro, Ecco. ciuffo e barba. Però Beh, la... ci hai quasi preso. Dai, non sono andato lontano, No, 10 cm. sull'altezza ti ringrazio. Sull'altezza ti volevo dare 10 centimetri di più, però. Dai. C'è, Antonio, comunque un rimpianto per la condizione che magari avresti potuto avere da vedente. C'è qualche sguardo che avresti voluto incrociare che purtroppo devi solo immaginare, forse rafforzando anche il sentimento che hai verso queste persone. Ci sono naturalmente a volte nella nostra vita momenti di sconforto e anche io penso, ma se ci avessi visto, ma un minuto dopo penso, se ci avessi visto non sarei quel che sono. Quindi probabilmente sarei una persona anche peggiore. Questo mi fa andare sempre avanti e sempre migliorare. Tento sempre di migliorare perché è questa l'unica cosa che conta. E poi per gli sguardi, aver incrociato veramente gli sguardi della mia famiglia, dei miei genitori, di mia sorella, che amo smisuratamente, dei miei cani, delle mie due cagnette, perché Io, hanno se degli tu, sguardi se posso dolcissimi. permettermi, hai un cane che ha nei tuoi riguardi una dolcezza e un'attenzione. Voi magari non lo potete vedere, ma Gemma è qui stesa dietro di lui, sta fissando dall'inizio dell'intervista Antonio. Mi commuove un po'. Vorrei ringraziare e ci tengo veramente a farlo la Scuola Nazionale Canibida di Scandicci Firenze, retta dalla Regione Toscana, fa veramente una cosa straordinaria. Questi ragazzi lavorano, per darci dei cani meravigliosi, stupendi e soprattutto grazie alla Regione Toscana che le finanzia, perché lo Che finanzia fa per tutta questa Italia. cosa? Prima di salutarci, io ti riaccompagno a casa perché sono oggi in veste di autista. Vorrei capire una cosa, ma quanto mi hai odiato quando ti ho chiamato e ho detto, ma non ti vedo, dove sei? Ho pensato la solita storia, si dimenticano Non l'ho sempre. fatto apposta, poi mi sono pentito, scusa. Guarda, una volta mi è capitata una cosa ancora peggiore. Un amico, Alessio, mi chiama, gli avevano detto che non ci vedevo, mi chiama, fa: senti Antonio, sì, mi sono liberato, ci vediamo, sono su via Capruzzi, le Stradone Capruzzi. Senti, sono quello col maglioncino vinaccio. Ho detto: senti, sarà meglio forse che guardi tu me, o sono quello col cane nero. Poi, fermo restando che anche a poker è sconsigliabile giocare con te perché non vi Assolutamente, non si potete potrebbe dire vedo. accordare. Un abbraccio ad Antonio Un Giampietro. abbraccio a tutti, grazie. Grazie per essere stato in compagnia della meravigliosa Gemma qui con noi ad Al Volante in esclusiva per Telebari. Grazie.